Beh, intanto loro riescono a far credere di andare d'accordo, invece non hanno d'accordo su nulla, quindi Berlusconi appartiene alla famiglia dei popolari europei, teoricamente, cioè la Merkel, e Salvini invece ha fatto foto con quelli di Alleanza für Deutschland, cioè i neonazisti, quindi Salvini sta con Le Pen e Berlusconi teoricamente sta invece con la destra tradizionale, con il centro-destra, quindi sono completamente diversi. A differenza di noi, loro però nascondono molto bene le loro differenze. Peraltro anche nel corso degli anni hanno litigato, i governi hanno avuto instabilità, come sapete. La chiarezza fa bene al paese, la politica deve essere anche chiara. Nel momento in cui vi sono differenze sostanziali tra Berlusconi e Salvini sull'euro, sull'Europa, non si può ingannare gli elettori, perché gli elettori non sono stupidi, gli elettori devono sapere la verità delle cose. Sinceramente preferisco un elemento di chiarezza che dice andiamo alle elezioni divisi e poi ragioneremo dopo come sta avvenendo tra noi e i liberi uguali, piuttosto che un elemento di finta unità come è questa, perché io non penso che si possa dire che quello che è successo a Como, per esempio, dove dei neofascisti entrano a intimidire dei volontari, non penso che sia corretto che un membro di un grande partito come quello della Lega, che si candida a governare, dica è un episodio da niente. Non è così. Il neofascismo non è un episodio da niente.